E passo la parola alla seconda relatrice, quindi cedo la parola a Antonietta Cozzolino che ci va a mostrare l'approccio alla scelta di lavoro, anche di scelta di modi di operare delle miriade di piccole e medie imprese che si trovano in Cina e che, come sappiamo, portano i loro prodotti un po' in tutto il mondo, anche in Europa. E quindi vediamo come il paese più grande esportatore del mondo si muove e come adotta le scelte di persone che affrontano questo tema, l'export. Quindi a te la parola, Antonietta, per la tua Condivido, visione d'insieme. Torniamo in visione galleria. condivido le slide. Sì, grazie. Ci siamo? Sì. Sì, le vediamo bene, grazie. Perfetto. Allora, sì, buonasera ancora una volta. Io ho scelto questo argomento perché da sempre non solo lavoro con non solo con la Cina, ma sostanzialmente con gli esportatori cinesi e anche nei miei viaggi di lavoro negli anni mi sono fatto con un po' che perplessità talvolta e con molta sincerità lo dico, mi sono, come dire, posta degli interrogativi e ho cercato di fare un'analisi anche comparativa, no? Cioè il nostro metodo è appunto, come diceva prima Guglielmo, relativo ad un'internazionalizzazione, ad una cultura, e come invece loro, i cinesi, gestiscono, nonostante siano appunto i più grandi esportatori al mondo, come gestiscono le loro strategie di export. E le mie conclusioni sono abbastanza, come dire, da un lato ti rendi conto che è una visione completamente diversa, che tuttavia porta anche a dei risultati molto importanti. Nella prima parte delle slide, appunto, ho riportato un po' i dati relativi al 2023, quindi stiamo parlando di un attore, del primo attore, del primo esportatore mondiale, con una quota di export pari al 14,5% sulla quota mondiale di export, cosa esportano in particolare verso l'Europa e verso l'Italia, tantissimi prodotti, tra cui macchinari, apparecchiature, una quota molto rilevante di tessile e tra l'altro il primo partner per l'Italia per quanto riguarda i giocattoli. Certo, la loro crescita negli anni del loro export è stata favorita sia da fattori esterni che interni. I fattori esterni, come sappiamo tutti che il governo cinese negli anni ha effettuato a partire dagli anni 80 una serie di riforme per liberalizzare il mercato, sicuramente un bacino di manodopera a basso costo, grandi investimenti in infrastrutture, porti, aeroporti, ferrovie che hanno consentito lo sviluppo anche tecnologico di questo paese e anche un'altra serie di elementi che hanno favorito, no? C'è il trend della globalizzazione negli ultimi 30-40 anni, la crescita della domanda da parte di mercati quali l'Europa e gli Stati Uniti, i vari accordi commerciali che la Cina ha stipulato con vari paesi al mondo e così via. E abbiamo poi anche la politica di cambio che il governo cinese ha gestito negli anni, che ha consentito, oltre che al grosso sostegno che è stato dato alle aziende esportatrici cinesi. Ma al di là di questi elementi che hanno anche un aspetto controverso, no? C'è il costo in termini di impatto ambientale. E anche come dire, le condizioni dei lavoratori, soprattutto all'inizio, perché negli anni c'è stata un'evoluzione. Però parlando in termini più micro, no? Guardando a quelle che sono le aziende esportatrici cinesi, quelli che incontri insomma, nelle fiere o nei vari eventi o nelle mie ricerche di scouting e così via, ho
Ho visto la loro evoluzione, anche perché insomma sono più di 20 anni che mi occupo di questo, negli anni. Quindi all'inizio erano sicuramente anche meno preparati gli export manager cinesi per affrontare i mercati internazionali. Addirittura avevamo proprio un problema, mi sono trovata non poche volte di fronte a problemi anche di lingua, di capacità di comprendere l'inglese e così via. Negli anni si sono evoluti. Ma nel guardare gli esportatori cinesi rispetto agli esportatori europei e italiani, mi sono chiesta quali sono proprio le differenze, no? Quelli che potrebbero essere definiti come dei punti di forza. E sicuramente sono molto presenti sulle piattaforme di B2B, quali il famoso Alibaba o Made in China e tantissime altre anche di europee. La capacità di rispondere immediatamente alla richiesta di un buyer, no? Al di là anche proprio hanno queste vetrine così curate con tutti i prodotti, sempre aggiornate, quindi molto ampie. Le piattaforme, quindi i tools che ci sono all'interno delle piattaforme ti consentono di effettuare una serie di operazioni in tempo reale e la loro risposta spesso è in tempo reale alle richieste del buyer. Quindi ho comunque qua, mi sono trovata anche talvolta di fronte ad un operatore, quindi un front office, che prende in carico a qualsiasi ora tu faccia la richiesta, prende in carico la tua richiesta e molto gentilmente ti rimanda immediatamente a poche ore dopo. Hanno sempre pronti vari strumenti, tra cui anche cataloghi PDF in lingua inglese, con la presentazione aziendale o ancora dei prodotti, o altri strumenti o multimediali, video, per consentirti di avere immediatamente un'idea di quello che stai cercando, di fare delle valutazioni. E sono anche molto veloci nel dare risposte su altri elementi, particolarmente un attimo solo che mi scorre qui, mi scorro le slide, e sono in grado di dare altre valutazioni o altre informazioni molto velocemente, quali quelle che possono tornare utile a chi è dall'altra parte in termini di capacità di loading, di codici doganali, di altre, anche a fronte di una richiesta particolare da parte del buyer, riescono a darti una risposta molto velocemente. Questo è dovuto sostanzialmente anche al fatto che hanno una rete di stakeholders che vanno dalla banca o anche il forwarder o anche l'ufficio pubblico che risponde loro velocemente e quindi ti riportano le informazioni in maniera veloce. Devo dire che ho notato anche una grossissima capacità di cross-cultural management, no? Perché riescono a mettere tante volte anche in maniera molto semplice al tavolo per una cena diverse nazionalità con diverse culture e sono sempre molto cordiali, attenti anche di fronte alle esigenze che può avere un cliente magari in viaggio in Cina, sono molto disponibili. Quello che però mi colpisce in maniera e mi ha sempre colpito è la capacità di presenziare i mercati, perché sono dei viaggiatori instancabili, no? Sono presenti contemporaneamente, o proprio in questi giorni, ho notizia di un'azienda dove ultimamente sto lavorando con loro, ho notato che hanno un planning pieno di fiere internazionali. In questo momento c'è un team in Indonesia, un team in Brasile e si muovono addirittura hanno quindi dei team che continuamente si muovono per il mondo per i vari eventi fieristici. Da questo punto di vista investono tantissimo, non solo. Nel momento in cui, per esempio, partecipano ad una fiera in Europa, nel nostro caso, ne approfittano per visitare tutti i clienti, anche se hanno solo un contatto, quindi la capacità anche di muoversi talvolta mi hanno anche sorpreso, no? Vanno anche un po' allo sbaraglio, quindi hanno
A differenza nostra, e su questo li trovo lodevoli, cioè sono tempestivi, presenti, disponibili, molto cordiali, attenti. Devo dire che da questo punto di vista effettivamente hanno degli elementi che trovo apprezzabili. Tuttavia, se lo confrontiamo col nostro modo di concepire l'export, trovo dei punti di debolezza. Loro hanno un paese target. Il loro focus è sulla vendita. Quindi loro non hanno in realtà, non analizzano dati, quindi non hanno quelle competenze specifiche di cui è impregnata la cultura dell'internazionalizzazione o il nostro, cioè l'export manager generalista di cui parlava prima Guglielmo. Loro non hanno una visione di lungo periodo, non analizzano lo scenario competitivo all'interno di un paese target. Il loro focus è sulla vendita e basta. È anche vero, e quindi non sviluppano delle reti commerciali necessariamente. Molto spesso la loro comunicazione non è completamente chiara o trasparente nei confronti del cliente. Non è raro che ti ritrovi che stiano lavorando per il loro cliente, ma anche per i clienti del cliente. Quindi, non analizzando lo scenario competitivo, che cosa succede? Che molto spesso c'è una sovraofferta. Anche se siamo in presenza di produzioni private label, sostanzialmente molto spesso i prodotti differiscono per elementi che non sono caratterizzanti, quali packaging, e quindi questo comporta un ciclo di vita breve e non solo, ma erode anche i margini di contribuzione delle aziende importatrici o produttrici all'estero. Quindi da questo punto di vista, pagano un po' lo scotto di quella mancata analisi che andrebbe fatta e che noi facciamo nel momento in cui, non vanno a vedere chi è il buyer persona, non fanno una serie di valutazioni che noi nei nostri processi di internazionalizzazione tendiamo a fare. Quindi non c'è un metodo in questo, non c'è assolutamente, mentre noi abbiamo una visione analitica. Non conoscono, per esempio, anche in questo caso, i trend del mercato di riferimento. Non, per esempio, quando ci troviamo di fronte alle produzioni tessili, ma io non ho mai visto un ufficio stile dedicato ai clienti europei o ai vari paesi. Non esiste, o non vanno a fare questo tipo di valutazioni. No? E quindi si muovono in maniera un po', lasciano molto sulle spalle del cliente estero, ma da tanti punti di vista non tengono conto o considerano gli standard, commettono spesso l'errore di considerare gli standard tra i paesi uguale, cioè non tengono conto che già, per esempio, tra Sud e Nord Europa esistono degli standard diversi. E quindi anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista del digital export management, no? In questo caso che cosa trovi? Trovi che molto spesso hanno un sito con un dominio cinese che, tradotto in varie lingue, dai tools automatizzati che trovi su internet, che sono presenti su internet sul sito, senza tener conto di una serie di errori che ci potrebbero essere anche nella traduzione stessa del sito. Quindi da questo punto di vista sono rare le aziende cinesi che fanno una strategia di internazionalizzazione mirata anche sui canali web o una comunicazione social mirata, rivolgendosi ad aziende di marketing interne a quel paese. Quindi non c'è da questo punto di vista un lavoro. La contrattualistica spesso è scarna. Molto scarna, la loro resa è FOB, non lasciano molto tutto sul 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 sul, sul cliente, tutto sulle spalle del cliente estero. Quindi, laddove il cliente estero non sia ben preparato ad affrontare, no? Anche in termini di barriere all'entrata, loro non,
non valutano. È vero che resta un problema dell'importatore valutare quali che siano le barriere all'importazione o alla specifiche o di un settore, però è anche vero che l'esportatore, dal mio punto di vista, deve creare, e questa è anche un po' la scelta e il nostro modo di impostare le cose, l'esportatore deve creare un ambiente favorevole all'export, e quindi valutare un minimo di barriere all'ingresso in determinati paesi. Quindi il loro focus è soprattutto sulla vendita immediata. Sono nel post vendita non sempre efficienti e considerando appunto che gli standard tra i vari paesi molto simili sono un po' ci possono essere molti fraintendimenti o errori da questo punto di vista. Quindi possiamo dire che se da un lato sono pronti a rispondere, se da un lato presenziano i mercati, sono presenti con il cliente, lo informano sui prezzi, su dei cambiamenti, sui prodotti nuovi, eccetera. Dall'altro, però, sono molto meno strutturati rispetto a quella che è la visione dell'internazionalizzazione che abbiamo noi. Anzi, io li trovo molto destrutturati da questo punto di vista, e questo però li espone anche a dei rischi, perché non facendo delle valutazioni si ritrovano comunque ad affrontare i vari scenari, ma in maniera del tutto destrutturata, senza un'organizzazione. Molto spesso puoi trovarti anche ad avere nello stesso paese più export manager, perché innanzitutto la visione è completamente diversa. Mentre noi distinguiamo tra export manager interni alle aziende e abbiamo il consulente esterno, lì il consulente esterno è piuttosto rara come figura. Abbiamo quindi questi export manager interni che esportano e quindi lavorano su più paesi, e talvolta puoi trovare degli export che due export manager lavorano o si trovano a vendere, quindi senza tenere conto anche dei disastri che combinano, lavorando nello stesso paese, vendendo quindi a clienti tra loro concorrenti e creando, quindi senza tener conto quindi minimamente dello scenario interno al paese target. Anche se non possiamo proprio parlare di un paese target, loro lavorano generalmente in maniera diffusa. E questa è la tendenza più comune, e che si contrappone a quella che è la nostra visione di export molto più strutturato. Quindi questo è quello che noto, che sicuramente hanno dei punti di forza, perché sono presenti sui mercati, partecipano alle fiere, viaggiano tantissimo, curano i clienti, però dall'altro non hanno poi delle strategie per come le intendiamo noi. Quindi così possiamo dire che i cinesi sicuramente sono, collegandomi al discorso di Guglielmo, sono molto più generalisti. Ok, grazie. Condividi anche l'ultima slide se c'hai quella con i tuoi contatti. Sì. Bell'intervento, abbiamo visto due lati della stessa medaglia. A questo punto, bene, potete porre tutti quanti, avete partecipato a questo talk, potete porre le domande per i due relatori. Nel frattempo chiedo a Giovanni Pecorari se abbiamo un numero valido di risposte su cui poter fare magari una visione d'insieme di quella che è la percezione della platea all'argomento affrontato oggi.